Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Buon sabato a tutti. Oggi, brevissimo video in cui vi saluto e quindi mi mostro, video chiacchiere, acquisti e qualche creazione. Sì, perché a Napoli è ancora in corso un piccolo evento che organizza Gioie e Colori. Non so se lo conoscete. È un negozio in cui si vendono componentistica, per lo più componentistica, fatte in queste fantastiche resine e che dà la possibilità ovviamente di fare dei montaggi anche che si notino, però insomma di una leggerezza infinita. Quindi quando vengono a Napoli io cerco di andarci sempre per prendere qualcosina. Non faccio tantissimi acquisti, però pochi pezzi, cioè non proprio pochi, insomma, mirati, ecco, non mi do la pazza gioia, anche perché, visto il periodo, qualcuno potrebbe dire: beh, di questi tempi con la crisi uno fa degli acquisti. Ovviamente si fanno gli acquisti se c'è la possibilità di farli e se c'è una piccola entrata. Se quella non c'è, ovviamente uno fa il sacrificio e aspetta il momento giusto. Questa è la premessa, perché ovviamente bisogna sempre acquistare con moderazione, specie in questi periodi. Quindi questa è la prima cosa. Niente, per il resto ho creato con quei pochi materiali che ho preso l'altro ieri. E quindi ho creato due, tre bijou che vi mostro contemporaneamente mentre vi mostro anche i componenti che ho acquistato. Li trovate su Facebook, su Instagram, hanno veramente dei materiali molto molto belli e molto particolari e quindi io quando vengono non riesco a resistere. Facciamo anche perché hanno organizzato un evento veramente ben fatto, con appuntamento, quindi non c'era assembramento, con le mascherine, non più di 3-4 persone perché la sala era grande, e faranno anche degli altri eventi. Mi pare il prossimo sarà a Roma, mi pare, non vorrei sbagliare. Basta, basta le chiacchiere. Spero che il video vi faccia un po' di compagnia in questo weekend di gennaio, molto freddino, anche se oggi c'è un pochino di sole. E niente, amiche, vi abbraccio, spero che vi piacciono e ci vediamo prossimamente. Io questi li adoro, stranamente sempre nei colori verde, giallo, arancio, senape. Però ho fatto anche qualcosa un po' più romantico. Poi vedrete. Va bene, comunque vi abbraccio tutte. Buona creatività e buona vita. Mi raccomando, siate positive, ragazze. Cercate, perché in giro vedo veramente un po' di apatia, un po' di tristezza. E non dobbiamo mai permettere agli eventi, alla vita che ci circonda, di abbatterci. Lo so che è tosta, ci sono momenti difficilissimi, quindi sicuramente ci sono i momenti in cui uno va giù, però poi bisogna cercare di rianimarsi e cercare di darsi forza e coraggio, perché è l'unico modo per andare avanti. Vi abbraccio tutte, tutte, tutte. Ciao! Allora, i materiali che vi mostro oggi non sono quelli che ho acquistati tutti, insomma, oggi nella giornata odierna, ma in realtà sono materiali che ho accumulato, che ho in una scatola a parte, perché quando faccio questi montaggi con questi elementi cerco di utilizzare per lo più questi elementi, proprio per dare, come dire, un'impronta particolare ai bijou e soprattutto una grandissima leggerezza. Poi capita che mischi altri elementi, ovviamente, però in linea di massima cerco di, come dire, di assemblare gli stessi materiali. Passo subito al dunque, vi mostrerò per prima un orecchino che ho assemblato, che è quello che indossavo nell'intro, ed è questo. Come vedete, c'ha questa foglia in resina. Poi c'ha questi elementi, ovviamente coppette e perno, in questo caso ce l'ho io. Non compro la minuteria da loro, è minuteria che comunque compro nei negozi della mia zona, e ho comprato, anzi mi hanno omaggiato veramente di una cosina, se proprio devo dirla tutta, che dopo vi andrò a mostrare, ovviamente in uno dei miei colori preferiti. Dopo ve la mostro. Allora, questi quindi sono i primi elementi. E il bello è che si possono creare bijou eleganti dallo stile un po' etnico, insomma, io trovo veramente degli elementi particolari, insomma, che danno vita a bijou particolari, non è un montaggio, non creano montaggi banali. Adesso passo, ecco, vediamo subito, per esempio, questi qui. Non vi dico i prezzi, non vi dico nulla, poi andrete voi a vedere sul sito. Per esempio, no? Ci sono queste che sembrano veramente. Non sembrano, sono delle perle. Non so se riuscite a vedere dalla telecamera la perlescenza.
Sono bellissime, ma sono di una leggerezza infinita, il che vuol dire che se fate un orecchino lungo, anche con perle grosse, tante perle messe una vicino all'altra, l'orecchino sarà leggerissimo, ma veramente leggerissimo. Poi ci sono questi elementi, guardate, io questi li ho messi insieme perché vorrei assemblarli insieme. Ci sono questi elementi, guardate, forati in questo senso, con cui si creano bijou veramente belli belli. Quindi questi ve li mostro da vicino. Poi vi ho fatto anche una carrellata insomma, del loro stand all'interno di questo piccolo evento organizzato da loro. Ed ora vi mostro come ho utilizzato in un altro paio di orecchini queste perle, che sono bellissime. E aspettate. Ecco gli altri orecchini dove ho inserito delle perle, queste qui praticamente piccine screziate che vi ho appena mostrato, all'interno di questi orecchini dove ci sono queste gocce insomma in resina sfumate e dove c'è questo fiore bellissimo. I perni anche in questo caso li ho presi da altra parte, però come vedete questi indossati sono veramente una chicca, una chicca. Dopodiché passo a mostrarvi qualche altro elemento. Allora, questi per esempio che ho preso non adesso ma in un'altra occasione. Queste sicuramente chi è andata nelle fiere, io l'ho trovata anche a Bergamo quando facevano la fiera creativa a Napoli, sicuramente vi ricordate di questi elementi. Sono tutti elementi molto particolari, forati, queste gocce bellissime, come vedete io. Ho preparato dei kit perché vorrei assemblarli per creare dei bijou. Poi ovviamente lo sapete, io monto, smonto 50.000 volte, cerco di essere veloce. Vi mostro questi elementi che ho trovato adorabili. Sono grandi, guardate che colori. E in realtà vorrei farmi degli orecchini estivi, ma ne ho presi due per farmi gli orecchini e volevo metterci su dei cabochon, che sono questi, sempre presi da loro, ve li faccio vedere, che poi andrei a fissare al di sopra dei perni, eccoli qua, per realizzare degli orecchini giganteschi, oppure questi addirittura al soutache, perché questi per il soutache in qualche video tutorial o in qualche mio orecchino li ho utilizzati e quindi sono bellissimi, ma anche come ciondolo con una catena uncinetto. Poi se andate su Instagram e andate a cercare Anna Rita, Anna Rita, Anna Maria, scusami Anna Maria, di Gioie e Colori, la trovate sicuramente e vedrete quanti spunti creativi riuscirete a trovare. Guardate, cioè sembrano delle agate particolarissime. Vado veloce. Altra bustina, altro abbinamento di colori. Queste che mi piacevano tantissimo, che hanno questo effetto marmo, pietra, però vedete non è lucida, e poi queste invece che sono lucide e montate sono veramente bellissime. Guardate queste, questi montate insieme così sono carinissime. Quindi questi sono altri elementi super belli. E adesso vi mostro degli altri orecchini che ho montato, che sono miei personalissimi, che ho copiato da Anna Maria lo diciamo. E sono questi, eccoli qua. Queste con le perle che vi ho mostrato prima, con le perle che vi ho detto prima, le prime proprio che vi ho mostrato, e con questa che, ragazzi, lo so che ho usato un pochino, ma sono elementi, cioè, fatti, cioè, sono bellissimi, e sono poi leggeri. Quella è la cosa più importante. E questi sono ovviamente Diseguall, perché due tigri mi sembravano troppo. Anche Anna Maria, infatti, aveva fatto Diseguall. Quindi, Anna Maria, grazie per questo input. Ho scopiazzato, ti ringrazio, li adoro. Già indossati subito. Ta-ta. Detto fatto, andiamo con un po' di verde. Un po' di verde, eccole qua. Queste vorrò utilizzarle sicuramente al wire con il filo di rame e vorrei poi mostrarle ad Anna Maria perché secondo me si prestano tantissimo perché sono molto leggere e sia con il wire o anche al soutache
secondo me, anche se non sono proprio piatte piatte, però uno ci può provare. Questi sono veramente adorabili, guardate che colori, fantastiche. Anche in questo caso già mi sono studiata il kit, ecco qua, un po' di arancio e nero, effetto satinato e lucido. Ovviamente ci dovrò mettere il perno, non so se farli così o se farli al contrario o addirittura disegual, insomma, ops, è scappato tutto, ecco in questo modo, e poi metterci tipo un pernetto. E guardate come sono lucide e poi al contrario come questa è satinata, ma poi sono fatti benissimo, una vera perfezione. Come già vi ho detto, non ho acquistato tutto adesso. Queste che vi ho mostrato le ho acquistate in questa occasione, quello che vi mostrerò più là invece poi ho mescolato acquisti fatti nel tempo. Ecco qua, anche in questo caso ho già fatto insomma queste stelle stupende, qui ci realizzerò qualcosa per l'estate e poi ho preso questi cabochon bellissimi che sembrano veramente pietra, però sono leggerissimi, anche questi super 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 belli. Dopodiché ho preso degli elementi piatti e adesso vi mostro già cosa ho tentato di realizzare. Gli elementi sono questi, ok? Ve li mostro. E vorrei realizzarci degli orecchini. Il primo ovviamente già l'ho realizzato. Ecco, questo è un video acquisti e come usarli. Eccolo qua. Ho montato questo piccolo elemental soutache. E catena strass e poi dopo messo su queste resine. Com'è questo orecchino? Vi assicuro che indossato è favoloso e poi ha dei colori bellissimi e questo contrasto chiaro scuro e vale tonalità di blu e azzurro lo trovo favoloso, quindi vedremo poi in qualche video creazioni successivo con quelle arancio invece cosa ci farò. Dopodiché vi mostro questi nei miei colori preferiti, maxi gocciolone, questi elementi che cercherò di utilizzare al soutache e questi. Questi non acquistati adesso, ma in altre occasioni, ma comunque trovate questi elementi in altre varianti di colore. Poi, queste no, scusate, sono delle gocce che avevo. Questi elementi che vorrei mettere in questo modo con degli elementi aranciati. Qui in realtà ci perdono un po' questi elementi, però poi quando li vedete messi in questo modo, capite il perché di questi piccoli elementi. Vado, 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 vado veloce. E qui c'è la busta finale dove ho mescolato un po' di tutto, tra cui altra tigre per la mia, per un'amica. E vi mostro queste. Quindi, questo è sempre per fare l'orecchino della tigre per un'amica, questi elementi che già vi ho mostrato, questi e questi. Vedete, ne ho preso qualcuno in più perché sono i miei colori preferiti e temo poi di non trovarne più per fare queste cosine qui. Quindi vedete tante di queste, idem questi sono gli stessi. Di nuovo ci sono queste che sono super leggerissime, mi sa che ho preso due dimensioni diverse, non lo so. Queste che sono super 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 leggere, vi posso mostrare queste che ho utilizzato negli orecchini con la tigre che vi ho mostrato, le ho presi sempre per l'amica e quelle nere sono per me. Altri dischetti, sempre per fare cose un po' etniche, etno chic però sempre, anche questi che sono, sembrano più marroni ma in realtà sono un bordeaux. Sono un bellissimo bordeaux, bello bello bello, qualcosa poi in colore shock e niente, la parte finale del video lo so, è molto, guardate queste che belle, un po' incasinata, ma è giusto per farvi un video non stralunghissimo perché lo so che poi alla fine, insomma, non tutte guardano fino alla fine, quindi queste tigrotte le mettiamo da parte. E poi vi mostro qualcosa, qualche altra perla che non ho acquistato. Ah, questo è quello che mi hanno omaggiato. Ovviamente adoro. È stata veramente gentilissima, gentilissima. Dei miei colori ovviamente preferiti. Se non si fosse capito, che amo arancio, senape, giallo, verde. E poi queste che sono cose che avevo preso anni addietro. Queste le avete viste negli orecchini a soutache. Per esempio,
E questi sono altri elementi un po' etnici. Non so se adesso li hanno più, questi li ho presi l'anno scorso, ho montato degli orecchini estivi, questi come questi, vedete? E ho preso tutta la scatola di gioie e colori e mi metterò presto all'opera. Guardate quanti bei colori di perle, che sembrano veramente perle di vetro, invece sono super 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 leggere. E niente, vi lascio il link qui sotto se riesco a taggare, a mettervi il link di gioie e colori. E a Napoli anche oggi, fine stasera, non lo so se c'è domani. E oggi è sabato, quindi c'è fine stasera. E poi sicuramente andrà a Roma, a Napoli ritornerà, penso a febbraio, marzo, non lo so. Con questo vi saluto e vi dico, come sempre, buona, buona, buona creatività. Diciamo che ho fatto un video acquisti degli ultimi due, tre acquisti da gioie e colori. Per adesso procedo con il montare. Ciao! Sono ferma in auto. Dove vi porto oggi? Venite a vedere. Vuoi fare un saluto, Linda? Allora? Allora!